Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gabriel 89. Siamo tornati su Crapshock of Clans. Oggi in una nuova partitona. Allora ragazzi, prima di iniziare mi è stato detto tramite un commento, e per fortuna tua oscuro il nome, che ho shoppato anche tutto quanto l'oro. Bene, allora, prima di farvi vedere quanto oro ho rubato fra war, quello che attacchi villaggi, eccetera eccetera eccetera, vi dico che ho finito le tue Tesla. Adesso le Tesla a livello 2. Sto già portando una Tesla a livello 3. In più ho messo in costruzione i mortai a livello 5, perché mi avete detto che ho fatto un po' il contrario. Perché prima mi avete detto i mortai e poi tutto il resto. Vabbè, io ho fatto un po' al contrario, ho fatto come mi diceva il mio cervello e penso che continuerò a fare così. Poi che altro? Ho costruito questa caserma qua, non so se ve l'avevo fatta vedere l'altra volta, è la caserma nera. Che sì, penso di utilizzarla ma più avanti, perché io ovviamente farò gli attacchi con i golem e anche con i mastini mi piacciono perché sono un po' rompicoglioni, poi quando esplodono si dividono, mi sembra che sono abbastanza interessanti. 19 ore, fra 19 ore ho la nuova pozione furia a livello 4, in più come vedete ho un costruttore libero, però questo costruttore libero ce l'ho da qualche ora perché non riesco, in realtà adesso lo posso, a utilizzarlo, perché vorrei migliorare anche questa torre dello stregone a livello 4, dato che questa qua già l'ho fatta. Finite queste cose, devo fare l'ultima Tesla e in realtà devo finire le mura e poi posso aumentare il mio villaggio e ci vorranno solamente 8 giorni. Bene, 8 giorni sono una cosa tipo lunghissima, ma chi se ne frega. Vi faccio vedere una cosa ragazzi. Allora, questi sono tutti i miei obiettivi. Vabbè, chi se ne frega. 500 ostacoli, ne ho tolti 207. Allora, cercatore d'oro. Ho rubato un totale di 71.298.797 unità d'oro. Per quanto riguarda l'elisir, ne ho rubati 58.053.092, quindi ho rubato molto più oro, anche se ho molto più elisir, ma ovviamente dato che bisogna potenziare tutte quante le mura, ovviamente va rubato più oro, infatti io con l'oro sto sempre a corto. Qui non lo so, le mura, volete vedere le mura, non lo so. Poi tra l'altro ho anche superato nel mio clan, ho scalato di posizione, vi faccio vedere, non sono più l'ultimo. Infatti sono 46esimo, no? Vedete, sto praticamente sorpassando i membri del mio clan. Fino adesso in war ero l'ultimo. Infatti ho fatto una nuova war e guardate, per la prima volta sono 24esimo, non sono più 25esimo. Sono 24esimo, ma forse perché Mega Explosion è entrato dopo ed è più piccolo di me, non lo so. Comunque questa volta il mio avversario sarà lui. Vado in ricognizione perché stiamo facendo una war ogni due giorni praticamente. Però questo è facile. Faccio i draghi, faccio le mongo, uso le tre fulmini perché me l'avete consigliate, ma poi già sapevo che andavano utilizzate. Però gli butto giù questa qua, questa qua, questa che vedete, attacco da sotto e via, così mi tolgo di mezzo il Vulanò e chi se ne frega. Tra l'altro vi spiego perché ho anche tutte queste risorse. Voi forse non lo capite, vedete già dall'ultimo video sono aumentato quasi di 2000 di nero, oltre all'estrattore che ho potenziato, quindi mi dà il nero. Quando faccio gli attacchi per il nero, attacco solo esclusivamente i villaggi che hanno gli estrattori, le trivelle fuori o che comunque riesco a buttarli dentro le unità. O se no vi faccio vedere una cosa, guardate nelle info, ho 552.000 d'oro, ho 1.227 di nero e 552.000 di elisir da prendere. Io le prendo e mi sembra, se non dico cazzate, che l'elisir me l'ha bloccato lì dentro, è tipo se fosse un nuovo deposito. Con questi soldi io volendo posso farmi, no, la torre dello stregone non posso farmela, mi costa un fu... no, ma aspetta, questa non posso farla, è questa qua. 1.280.000. Va bene, al limite proviamo a fare
un nuovo attacco, per esempio questo lo potrei tranquillamente arare e prendermi tutte le sue elisire, perché c'è i depositi praticamente vicino alle mura. Però vi voglio far vedere, poi vi vedrò nel registro attacchi, che delle volte trovo delle botte di culo. Ieri ho trovato un villo 400.000, anzi, prima di fare un attacco, fammi vedere se lo riesco a trovare, il villo, quello di 400.000. No, purtroppo non c'è più, peccato, c'è questo qua. C'è poca roba, raga, c'è poca roba. Vedete, io faccio tutti gli attacchi così e purtroppo mi sa che dopo l'aggiornamento di Clash ti dà meno registri. Si vede che... Oh, questo è un... Guarda, allora ragazzi, guardate. Elisir a manetta. Oro ce l'ha tutto fuori, non ha quasi niente. Guardate, alla trivella fuori piena. Queste sono quasi 100 unità di elisir a gratis. Allora, io come faccio? Butto prima gli arcieri là, perché se butto delle unità poi mi si dividono sia a sinistra e sia a destra. Quindi mettiamo giù pure un po' di roba, tanto una volta quando va addosso si dividono e chi se ne frega. Neanche devo utilizzare il mio re, non me ne frega proprio di utilizzare il mio re, neanche utilizzerò le furie. Loro si avvicinano, incominciano a prendere i grandi schiaffi. No, mi sono sbagliato a decidere, vabbè, non è un problema. A sto punto faccio così e le utilizzo come si deve queste cose. Vabbè, purtroppo si capita, cioè capita di sbagliare di premere. Ho visto pure un war, gente che calava robe fuori tempo. Infatti me l'ha massacrate perché con 3 difese aeree a livello 4, se non vado a di cazzate, dove vogliamo andare? E io direi di fermarmi qua, ragazzi, perché tanto l'elisir non mi serve. Posso fare un dispetto a lui, ma a me da fare dispetti non ne va. Io ho preso tantissimo. Allora, state mai a sentire. Togliete l'errore che ho calato le mongolfiere. Pazienza, l'ho calata, ho sbagliato. Ma guardate che bel attacco che abbiamo fatto. Vedete, io faccio così. Ricarico tutte le mie unità. Ah, tra l'altro, grazie per i 1000 dislike sull'altro video di Clash of Clans. Ma forse non avete capito che non mi interessa, perché io sono certo di quello che ho fatto. Voi siete certi di quello che pensate. Per me possiamo continuare così. Mi manca davvero poco. Allora, posso prendermi questa robetta qua. Però devo fare attenzione a non superare... Vabbè, che tanto me ne avrebbe comunque ridati, a prescindere. Già possiamo fare un nuovo attacco e penso che lo faremo insieme. C'ho sempre il costruttore. Perché? Perché voglio prima raccogliere un po' di risorse. Tra l'altro posso anche raccogliere i tronchi. Perché, dato che rimarrò senza costruttore per altri... 2 giorni, se non 2 giorni, vabbè, praticamente 3 giorni, perché 1, 2, 3, 4, 1, 5 ce l'ho buono. Magari mi potenzio un pochino le mura, anche se non cambia niente, però a livello di war, al villo di war, un pochino potrebbe cambiare. Quindi questo l'ho preso, quest'altro l'ho preso. Guardate, vedete che le gemme ritornano da sole, piano piano. Se le accumulate, ovvio che potete spingervi qualche cosa, no? Quindi ragazzi, io... sono delle volte vi sfido, vi stuzzico per vedere dove arrivate. Raga, c'è poco da fa. Purtroppo ci avete torto, ripeto, io ho speso 60, 70, 50 euro, non mi ricordo, per potenziarmi all'inizio, per prendere i costruttori. Che poi fatemi vedere una cosa. Ecco, sono 6500 gemme. 6500 gemme, se noi andavamo su risorse, costava 2000. Il quinto costruttore, 1.500, mi sembra il terzo, sono 3.500. E ho speso 3.500 gemme, 4.000 gemme per potenziarmi questo dal 6 al 7. E non mi ricordo cosa... Comunque ho spinto un pochino il villaggio e sono arrivato qua. Ma sempre con quelle 50-60 euro. Che poi tra l'altro tutti quanti mi state dicendo che non c'è nulla di male... Perché se uno c'ha i propri soldi li può spendere come vuole. E dato che io vi devo fare dei video per YouTube, li ho spesi quei 60 euro per darmi un'accelerata iniziale, che appunto sono i costruttori. Ma poi se devo shoppare le gemme, le risorse, che gusto c'è? Avete capito come? Io ho 26 anni, regà, non state a parlare con un ragazzino. Se avete 12 anni e state a chiacchierare, probabilmente state a dire delle stronzate. Probabilmente, non tutti, ma probabilmente. Allora, tra l'altro volevate vedere quante stelle ho di War. Come faccio a farvi vedere le stelle di War? Allora, vado su Clan, tante volte, vado su Ciccio Gamer 89, il mio profilo. Eccole qua.
stelle ne ho 46 stelle, praticamente triestello quasi sempre. Ho ricevuto 240 truppe, ne ho donate 52. Attacchi vinti 71, difese vinte 6. Questo qua è quello che ho praticamente e non mi sembra assolutamente male. Qui c'ho sempre l'elisir che non utilizzerò. Proviamo a cercare un altro villo buono. Questo non è buono perché le risorse comunque ce l'ha accumulate dentro dentro. Questo ce n'ha 200.000. Questo c'ha 200.000, però se io attacco da qua, qui mi converrebbe... Non è, questo per esempio non è un villo buono, perché c'ha un'ottima difesa. Ha le difese centrali, madonna, questo 300.000, raga. Questo 300.000 c'ha pure un sacco nero. Allora, il nero glielo faccio parti tutto. Fatemi vedere una cosa. Oddio, questo qua sarebbe già attaccabile, sapete ragazzi? Se io attacco di qua, secondo me riesco anche ad entrarci dentro. Ci provo, non garantisco niente... Potrebbe essere un fail assolutamente, ma io ci voglio provare. Allora, qua ci calo tutti i barbari, faccio di questo, aglio una bomba non mi serviva proprio. Ci provo, potrebbe essere, come ho detto, già un fail, Mi metto già con le mani avanti, perché se no poi casco indietro. Se mi togliete quella roba là, io ve ne sarei grato. Ovviamente, vai, no, è bravo, su quello dovevate andare. Bravissimi, su quello dovevate andare. Aia. Ok, guardate, sto prendendo anche il nero. Vedete, poco, ma lo prenderò. Dai, buttami giù quella torretta. Beh, non è andata male. Guardate che comunque non è andata male. Ho fatto tipo il kamikaze. Tanto di elisir chi se ne frega. Il re mi ritorna da solo. Non è andata male. Purtroppo adesso, vedete, ho gli ultimi due arcieri. Che uno sta focussando il muro perché gli sta antipatico. L'altro mi sta focussando a quello. Secondo me è andata strabene. Vediamo un po'. Raga, comunque ci sta. Guardate il nero. Ma lo vedete il nero? Ma non è difficile. Voi dite che è difficile. Non è difficile. E guardate che questo attacco qua io non l'ho fatto per il nero. Io l'ho fatto per l'oro. Se volevo fare l'attacco per il nero, attaccavo contemporaneamente i due lati est e ovest, furia, e il nero glielo prendevo, ragazzi. Dovete sacrificare semplicemente delle unità. Ora, l'unica cosa che devo vedere è se mi devo far ridare le mongo. E secondo me lo dovrò far ridare. Quello comunque non è un problema. Il clan comunque è molto buono. Tra l'altro poi la gente si sta lamentando, alcuni sotto. Qua sotto ovviamente poi fate tutti comunella, no? Che fate il grosso insieme. Uno faccia... Hai ragione, Sensacca, mi ha cacciato senza motivo. Forse sei quello che, che aveva il villo a forma di pene e insultava nella globo. Non lo so, forse sei tu. O forse sei tu quello che non ha attaccato in war. O forse sei tu quello che non ha fatto un attacco in war. Non lo so, sai. O forse sei tu quello che prendevi solo le risorse. Chi lo sa della gente che è stata cacciata nel clan ieri? Non lo so. Comunque, signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che... Se avete, guardate, se avete altri dubbi sul mio villaggio, chiedete pure. Ah, tra l'altro, prima che ce ne andiamo, allora, abbiamo detto che questo qua costa 1.200.000, giusto? Costa 1.280.000. Quindi 1.280.000 io mi posso coprire questa parte qua, che è l'incrocio, che secondo me è ottimo. Ed eccolo qua. Bam! Nuova torretta in potenziamento. Fatta quella, non dovrebbe aver più niente da potenziare tranne le bombe e queste cose qua, che comunque a mio avviso sono un po' superflue, anche se una bomba atomica messa al punto giusto, al posto giusto, insomma, una manina te la dà ben volentieri. Signori, come già detto, il video di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Se avete altri dubbi, volete essere smentiti senza nessun problema, scrivete qui sotto. Se avete consigli da darmi, datemeli. Se vi serve, io per esempio oggi vi ho fatto vedere come attaccare il nero, perché c'è stato un ragazzo che fa sì, è vero, io ho 12 anni, c'ho un villo del 7 al 7, prima rubavo le risorse con le fulmine, tu come fai? Ecco come ho fatto. Che poi tra l'altro, raga, prima di iniziare il video c'avevo 5.000 risorse di nero all'incirca. Adesso ne ho 8.715. Smentire le critiche, la gente gelosa, smentirvi a voi che mettete dislike, che rosicate, è un godimento assurdo. Vi ho fatto vedere quanto ho preso di oro. Mi sembra che di oro quanto non ho preso in questo video. 1.000.000? Qualcosa del genere. In un video di 15 minuti forse. 1.000.000? E di elisir?
Bella regà.